iniziamo a capire i fatti e proviamo anche a capire il perché. Nei giorni scorsi si è tenuta, devo dire con un ampio successo, la mia manifestazione, la Fiera Nautic Sud alla mostra di d'Oltremare di Napoli, ma non soltanto. Nell'ambito della manifestazione si sono tenuti alcuni convegni ai quali hanno partecipato in giorni diversi il ministro Nello Musumeci, la ministra Daniela Santanchè. Tra i relatori è intervenuto anche il sottoscritto, che praticamente ha messo comunque in evidenza, ecco, l'importanza di creare nuovi posti barca, 600 a Napoli, l'importanza che la creazione di questi nuovi posti barca in effetti porterà alla nostra economia. Parliamo di 300 milioni di commesse, parliamo di 7-8 milioni all'anno di rimessaggi, parliamo di 12-13 milioni all'anno per quanto concerne l'indotto complessivo della Mannautica. Parliamo della creazione di 6.300 posti di lavoro per retribuzioni annue complessive per 126 milioni di euro, e Dio solo sa se la nostra economia ha bisogno di tutto questo. Ebbene, sì. La nostra economia ha bisogno di tutto questo, e quindi bisogna, ecco, cercare di accelerare la possibilità della creazione di questi posti barca. Naturalmente anche la città di Napoli nel suo complesso ne usufruirà, ma soprattutto, ecco, noi abbiamo messo l'accento sulla possibilità di creazione di nuovi posti di lavoro. Noi abbiamo una disoccupazione che a Napoli, in Campania, arriva mediamente al 15% rispetto a un 10% nazionale. Abbiamo una disoccupazione giovanile che supera il 40% rispetto al 30% dell'Italia. È una disoccupazione femminile che arriva a sfiorare il 60% rispetto a un 50% del nazionale. Ebbene, c'è bisogno quindi di accelerare questo processo per fare in modo che praticamente Napoli, la Campania in generale, tragga da tutto questo un benessere complessivo, un benessere che certamente farà bene a tutti quanti noi, ma soprattutto ai giovani che attraverso l'occupazione riceveranno la possibilità, usufruiranno della possibilità di un lavoro dignitoso.